Queste immagini sono storiche. Un giovane Nibali al Quirinale insieme a tutta la spedizione di Zolder, perché il siciliano in quell'occasione vinse la medaglia a cronometro nella categoria juniores. Ebbene, la longevità è davvero grande di Nibali, venuto tante volte a ritirare tanti premi alla Castellina. Questa volta tocca il premio Over 35 intitolato a Edo Gelli, il fondatore della Filotex, a dimostrazione veramente della grande carriera di questo straordinario ragazzo. Vincenzo, grande, perché alla Castellina sei arrivato giovanissimo, adesso prendi il premio Over 35, che è una cosa bellissima, tra l'altro intitolata a Edo Gelli, fondatore della squadra Filotex, quindi vuol dire che sei uno longevo. Da una parte sicuramente fa tanto piacere, facendo questa riflessione sulla longevità, da un'altra un po' meno, perché comunque più o meno, purtroppo il tempo passa per tutti, però l'importante è restare sempre, diciamo, sulla cresta dell'onda, ecco, quello è poi importante. Ti ho conosciuto la Coppa Mazzola Valli, che eri allievo e andavi a tutta, e sei sempre andato a tutta, questa è una tua priorità, cioè sei sempre stato uno che non si è mai risparmiato. Sai, sono cresciuto con quel figlio, è stato sempre una cosa molto importante per me cercare di dare il massimo, e penso che fino ad oggi in qualsiasi condizione l'ho sempre fatto. Poi alcune volte magari le cose sono andate perfettamente bene e altre un po' meno. Quanto è stato importante il cambio di maglia, anche se alla Bahrain non è che sei stato male, però quanto è stato importante questo arrivo alla Trek Segafredo? No, è stato sicuramente un passaggio che comunque è stato molto bello. Quest'anno mi sono trovato molto bene con il team, sicuramente ho avuto qualche difficoltà lungo la stagione, però voglio mettermi alle spalle questa stagione e pensare già alla nuova. Anche perché, Vincenzo, è stata una stagione un po' particolare, no? Sì, è stata molto anomala, difficile da gestire, e infatti per questo anche io, come dire, voglio chiudere questa parentesi e aprirne subito un'altra e neanche pensarci più a quel che è stato. Sei molto amato però dai tifosi italiani, perché ci metti sempre la faccia, nel senso che anche quest'anno il ciclismo italiano per i grandi giri puntava su Nibali. Puntava su Nibali sicuramente, ho cercato di dare il massimo, però come ho detto in tutti questi anni comunque ho sempre cercato di dare il meglio, sono arrivati dei risultati molto buoni, quest'anno qualcosina meno, però non mi voglio soffermare a quello che è stato quest'anno, come dicevo, è proprio voglio pensare subito al futuro, ecco. Giustamente si risetta tutto, parliamo del tuo rapporto con la maglia azzurra, un rapporto che parte da Zolder 2002, medaglia di bronzo, non mi ricordo, d'argento con la cronometro, e arriva al 2020, quindi un bel rapporto. No, certamente un bel rapporto, perché specialmente da ragazzino ti facevi quelle domande, ma come si fa a prendere la maglia azzurra, come, che cosa bisogna vincere, quanto bisogna andare forte, no? Insomma, è qualcosa che vuoi cercare di prendere, di ottenere, e poi sicuramente anche con quella maglia di metterla in bella mostra, in bella figura, ecco. E sicuramente indossare la maglia azzurra è un privilegio. Cosa stai facendo adesso, i programmi immediati e poi per il 2021? I programmi immediati sono quelli, diciamo, dell'inverno, dove in questo momento si riparte con la preparazione, si fa tutta la programmazione. Generalmente in questo periodo eravamo, tra virgolette, già in viaggio verso il primo ritiro di stagione, dicendo così, no? con il team, e purtroppo causa condizioni del Covid non ci permette di fare questo, quindi sto improvvisando il mio ritiro a casa, e quindi mi sono concentrato con gli allenamenti a casa, cercando di includere tutto quello che solitamente si fa in ritiro, ovvero la palestra, la routine della bici giornaliera, chilometri, lavorare, e insieme a questo anche la fisioterapia.
ti aspettiamo a Castellina nel 2021, ti liberiamo subito. Chiaramente Giacinto ti vuole salutare, un abbraccio a tutta la famiglia, auguri anche a tutti quelli che sono in Sicilia, un abbraccio, ti saluta Giacinto e ti lasciamo. Sì, Vincenzo, ciao. Grazie ancora, un abbraccio anche a voi. Ciao, sì. Vincenzo, ti volevo chiedere una cosa. È la seconda volta che mettiamo il tuo nome sull'Albo d'Oro, una volta sul Premio dei Giovani, Coraggio Avanti, e adesso sull'Over 35. Era il 2006, quando hai preso il premio alla Castellina, e poi hai continuato a venire anche per qualche anno successivamente lì con noi, no? Poi sicuramente poi hai cambiato squadre, sei andato all'estero, quindi diventava più difficile. No, anche le condizioni generali, la famiglia, certo, quindi permettono di muoversi meno e essere meno presente. Ecco, l'invito è questo, speriamo un altro anno di darti il premio materialmente, averti fra di noi per premiare un altro grande come te, Over 35. Io me l'auguro e ti ringraziamo per aver accettato il nostro premio Coraggio Avanti. Grazie tantissimo e speriamo di vederci presto, dai. Dai, grazie. Ciao Vincenzo, grazie. Ciao, buona serata. Ciao. A te, buona serata.